Ora facciamo vedere come montare un ammortizzatore di sterzo senza smontare la canena della moto. Ringraziamo a Francesco per la sua collaborazione. E che cosa serve come attrezzi? Un semplice cacciavite a taglio, una 5 brugola per avvitare i sostegni, monteremo il nostro ammortizzatore di sterzo. Ok. Quanto tempo ci vuole più o meno? Un tempo? Scarsi 2 minuti. Ok, vediamo. Andiamo. Intanto avvicinati Enzo, facciamo vedere da dove entrare per mettere il primo supporto. Basta togliere questa gommina, metti a Ok. fuoco, è posto là sopra, è difficile da trovare, ma c'è. Ah, quindi bisogna togliere questa parte di sopra per poter utilizzare il giravite. Questo è È già su l'ammortizzatore. misura, Vai, tieni. manda la vite, supporto, lo posizioniamo naturalmente e come primo supporto ovviamente metteremo quello sotto il telaietto. Devo togliere la plastica che non l'ho tolta, ok. Magari rivedi, cancella. Allora, facciamo vedere dove si inserisce la chiave, direttamente da qua per avvitare l'ammortizzatore di sterzo, ok. Serviamo. Ovviamente non faremo uso di chiave dinamometrica, per come sicuramente troverete sul manuale, perché siamo meccanici ma un po' rozzi. No, vabbè, non è che serve. Un supporto da 6 mm non serve. Da questo lato, molto più semplice l'installazione, in quanto basta pure allungare leggermente lo stello dell'ammortizzatore. E ci siamo. Spessoramenti. Nostre 5 a brugola. Ecco, Facciamo vedere come si avvita. Scusa un atticcio. Ok, qua abbiamo finito di avvitare. Adesso che si deve fare? mettere il tappino dal telaietto dove c'è l'ispezione per poter avvitare il supporto sotto il telaietto. Ok, possiamo adesso L'ammortizzatore di sterzo è montato, ci abbiamo messo praticamente 3 3 minuti. minuti e 40. Ok, grazie Francesco.